sicurezza nazista, 15 partigiani: Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Giovanni Galimberti, Vittorio Gasparini, Emilio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Sancini, Libero Temolo, Vitale Vertemati. E in questo, come in tanti altri tragici episodi, un ruolo determinante nella denuncia, nella cattura e nella deportazione di oppositori politici, lavoratori, ebrei, lo ebbero i repubblichini di Salò, senza l'apporto dei quali i nazisti non avrebbero potuto agire e fare altre terribili stragi come quella avvenuta a Borgo Ticino il 13 agosto del 44, a Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto del 44 e a Marzabotto nel settembre dello stesso anno. E con queste fucilazioni si pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della resistenza dalla popolazione. L'eccidio di Piazzale Loreto ha avuto invece l'effetto opposto e Milano non ha mai dimenticato questa barbarie. I 15 di Piazzale Loreto sono stati l'anima di una Milano che, opponendosi al fascismo, lottava per la libertà, la democrazia, fino al sacrificio della propria vita. L'esempio dei 15 martiri costituisce un forte monito anche per noi, perché continuiamo a difendere la pace, il bene più prezioso conquistato dalla resistenza italiana e europea, e la convivenza civile, oggi minacciate dallo stragismo jihadista. Libertà e democrazia, seriamente messe in discussione dal preoccupante risorgere di movimenti neonazisti e neofascisti, manifestatisi recentemente anche a Milano. L'irruzione a Palazzo Marino di Casa Pound e il blitz neofascista del 29 aprile scorso al campo 10 del Cimitero Maggiore, dove sono sepolti i repubblichini, gerarchi della Repubblica di Salò e i fucilatori dei 15 martiri di Piazzale Loreto, rappresentano un salto di qualità nella sfida delle istituzioni nella città medaglia d'oro della Resistenza. Ora, nonostante le denunce della Digos per aperta apologia del fascismo per i fatti del 29 aprile, la Procura di Milano ne ha chiesto l'archiviazione, decisione che crea in tutti noi profondo sconcerto e preoccupazione. Abbiamo bisogno di un'estesa coscienza collettiva antifascista, a partire dallo Stato, che deve adoperarsi per contenere e respingere ogni tentativo di esaltazione del fascismo, per far conoscere cos'è stato il fascismo durante il ventennio e negli anni della strategia della tensione, colpendo le formazioni neofasciste, infliggendo a chi fa apologia di fascismo e diffonde intolleranza e razzismo esemplari condanne. Ricorreva il 27 luglio scorso il 10° anniversario della scomparsa di Giovanni Pesce, al quale l'amministrazione comunale di Milano ha dedicato, e qui un ringraziamento particolare lo rivolgo per i suoi sentimenti profondi, democratici e antifascisti, al sindaco di Milano Giuseppe Sala, con grande soddisfazione da parte di tutti noi, che verrà dedicata una piazza alla Cascina Merlata a Giovanni Pesce. Venerdì 8 settembre alle ore 11 si svolgerà la solenne cerimonia dell'intitolazione della piazza. In un suo intervento in Consiglio Comunale nel 63, Pesce sosteneva che anche la targa di una via o di una piazza che ricordi un nome glorioso della lotta popolare antifascista rappresenta un contributo da non sottovalutare. Per questo da anni proponiamo la riqualificazione della Loggia dei Mercanti, che sotto le sue volte accoglie 1739 nomi non solo di combattenti per la libertà, ma di oppositori politici, di militari, di lavoratori deportati nei lager per gli scioperi del marzo del 44, di ebrei milanesi che non vi fecero più ritorno. Nel monumento, luogo della memoria di Milano, è racchiusa dunque la resistenza italiana in tutta la sua complessità, quella armata e quella non armata. Ricordare il sacrificio dei 15 martiri di Piazzale Loreto significa anche rilanciare con concreti segnali
oltre che con l'impegno democratico e antifascista, la memoria di quel tragico episodio del 10 agosto 1944. D'ora la parola al sindaco di Milano. Io so che per me e per voi il valore dell'antifascismo non è un valore secondario, non è un valore rinunciabile, è un valore che è forse superiore a tutti gli altri. E quindi io questo lo voglio dire con chiarezza a chi, con piccoli magari segni, ma continui cerca di minare questa nostra convinzione. Ecco, noi ci siamo, noi ci saremo, e vi voglio garantire che il vostro sindaco c'è e ci sarà sempre quando si tratterà di manifestare il nostro profondo credo antifascista. Crescere, di creare lavoro. No, la nostra è una città che ha visto la disoccupazione scendere in questo periodo. Scendere di un punto, che vuol dire non scende dal 20 al 19, ma dall'8 al 7, vuol dire che la gente sta dando tutto, ma al contempo vedete che sulla solidarietà, sull'apertura, sul fatto che i valori della democrazia permeano la nostra vita, noi non facciamo un passo indietro. Quindi noi continueremo e continueremo in maniera simbolica in momenti come questo, e mi fa un enorme piacere vedere in questo caldo agosto così tante persone qua, come ogni volta che chiamiamo sui valori dell'antifascismo ci siamo con altre manifestazioni simboliche. Appunto, il fatto di aver intitolato la piazza Giovanni Pesce è un grazie Roberto per averla ricordato, è una cosa importante, ma proattivamente noi ci saremo in ogni momento dietro i nostri stendardi, dietro le nostre bandiere, dietro i valori, quei valori che hanno fatto grande il nostro paese, e il nostro paese deve rimanere così. Per cui io chiudo. Sono contento, direi onorato di poter rappresentare l'istituzione Regione Lombardia in questa occasione. Anzitutto per testimoniare che l'episodio che oggi noi ricordiamo, la barbara esecuzione di 15 partigiani che furono prelevati per rappresaglia dal carcere di San Vittore e fucilati qui dai militi fascisti per ordine del comando di sicurezza nazista, non fu solo un fatto locale, certamente un fatto milanese, ma non solo milanese. E non uno di quei tanti tristi accadimenti di quegli anni bui. E quindi la nostra presenza questa mattina credo serva anzitutto a ribadire quel legame a 73 anni di distanza, a riconoscerlo e se possibile rinsaldarlo. Ne lodavano le qualità umane e professionali. Ecco, ricordare come il totalitarismo nazifascista e la terribile idea di società che esso perseguiva venne sconfitto innanzitutto grazie all'impegno di persone comuni, di persone in carne e ossa. E questa è la lezione principale utile all'oggi, oltre che dovuta, credo, a loro e dai loro familiari. E tutte le associazioni anche che sono qua. In particolare, però, tra le istituzioni, ringrazio il Comune di Milano perché per la prima volta si è fatto protagonista rispetto ad altre volte, raccogliendo, diciamo, una proposta fatta l'anno scorso, carico di questo grosso avvenimento storico e invitando la popolazione e naturalmente i diretti interessati, familiari, eccetera. E questo mi sembra molto giusto, perché io quando l'ho ricevuto non ero solo contento perché era un suggerimento, diciamo, da valutare se era il caso di accoglierlo, ma perché in quel momento mi sentivo come familiare, più vicino, ecco, all'istituzione, non solo
idealmente o ideologicamente, ma proprio come cittadino. E questo mi ha fatto molto bene. Io sono Sergio Temolo, figlio di Libero, uno dei 15, che il 10 agosto furono uccisi qui assieme, qui vicino, lì, in quell'angolo lì, dai militi della GNR e del Mute. Io non c'ero, ero andato via dopo l'arresto di mio padre, il 22 aprile, perché come altri, parte dei 15, buona parte, erano stati arrestati in vari momenti ed erano tutti a San Vittore. Sono tornato poi a Milano per riprendere la scuola, facevo le commerciali che allora c'erano, verso la fine di ottobre, proprio mentre passavo di qui con una persona che mi aveva accompagnato, perché anche lei abitava giù di qua, perciò abbiamo fatto la strada assieme, siamo arrivati alla fine della staccionata lì, dove adesso c'è la Banca Popolare. La quale mi ha detto, ecco, dice, vedi, è qua che hanno ammazzato tuo padre. Ho detto, ah sì, va bene. E io l'ho saputo allora, avevo 14 anni compiuti. Anche Eugenio Esposito, un altro figlio dei 15, figlio di Andrea Esposito, l'ha saputo tardi, dopo la fine della guerra addirittura. Lui era in campo di concentramento, il papà fucilato e lui in campo di concentramento. Quando è tornato, è arrivato a Milano alla stazione dove accoglievano tutti i reduci e lui ha dato il suo nome e gli hanno detto lì. Poi naturalmente ci sono altri familiari, Sergio Fogagnolo aveva solo 2 anni quando suo padre è stato ucciso, Angela Gasparini che ne aveva 3, questi qui praticamente quando erano piccoli, ovvio, il papà non c'era, ecco, l'hanno realizzato dopo, andando avanti la mancanza della figura paterna. E perciò alcuni di loro, come Sergio Fogagnolo, questa figura paterna, questa mancanza, l'hanno sentita non solo dal punto di vista affettivo, e così credo anche l'Angela Gasparini. Può darsi che altri familiari degli altri uccisi abbiano saputo in ritardo la morte del loro caro. Magari non si voleva turbare i sentimenti di familiari giovani come me, o anziani e malati come mio nonno paterno. È vero, c'era anche la guerra. Le notizie arrivavano sempre tardi, o mai. E solo alla fine ci si accorgeva che qualcuno mancava o che non era tornato. Questo ricordo un po' personale mi è servito per introdurre e per ricordare l'estate del 44, che qui è già stato accennato, un'estate balorda, tragica, con l'esercito nazista in ritirata su tutti i fronti. In Italia gli alleati, i nostri nuovi alleati, avanzavano verso nord nel nostro paese e perciò i nazisti cercavano di prepararsi una sicura via di fuga, cercando di colpire le formazioni partigiane, compiendo stragi al loro passaggio. Marzabotto e Santana di Stazione sono due nomi che ormai ricorrono. Sono avvenuti anche loro nel mese di agosto, di settembre, perché è stata l'estate che avevano capito i tedeschi che ormai non c'era più niente da fare e perciò non concedevano più nessuna pietà a nessuno. Nelle città, come diceva il rappresentante della regione, spargevano il terrore per intimidire la resistenza italiana e in queste repressioni si facevano aiutare dall'esercito della Repubblica Sociale Italiana, che con le sue varie milizie, GNR, Resega, Muti, compivano fedelmente l'opera di rastrellamento, arresti, torture e uccisioni degli italiani che si opponevano all'occupazione nazista e dei nuovi fascisti repubblichini, così come allora li chiamavamo. Il tutto per affermare la volontà di farla finita con la guerra, l'oppressione e la fame. Penso che di questi ricordi se ne debba parlare sia nei momenti celebrativi come questo, ma anche quando occorre testimoniare con la propria memoria un pezzo di storia italiana, come ora che movimenti antidemocratici cercano di affermare
la propria presenza con sigle nelle più svariate, l'Altazione, Cosa Paolo, Forza Nuova e altre, contestando i simboli dell'antifascismo e di parlamentari eletti. È giusto reagire e far notare che questi movimenti adoperano quel che resta degli orpelli del passato regime fascista per darsi un'identità, forse ambita, ma comunque cercata. Sventolare l'Abari, la bandiera della vecchia Repubblica Sociale Italiana, presentarsi inquadrati come una forza paramilitare è semplicemente ridicolo. Ma dove credono di essere? Nel 44? La storia è cambiata, proprio qui, in piazzale Loreto. 8 mesi dopo l'eccidio è chiusa la storia del fascismo italiano, il 28 aprile del 45. Allora io c'ero, ero presente. Quando il popolo italiano ricorda i suoi caduti per la libertà, cerca di non banalizzare retoricamente il momento del ricordo. È ora che si faccia omaggio a questi caduti che hanno dato un significato di libertà e giustizia alla lotta partigiana. E mi rivolgo a tutti coloro che hanno ancora dei dubbi su chi ha combattuto per la libertà e chi per il mantenimento di un regime illiberale, intollerante e oppressivo. Ci sono poi vari argomenti per spiegare come mai in una società che si è liberata dal fascismo, con l'aiuto sì di altre forze militari, ma anche con parte del suo popolo nelle formazioni partigiane. Ma è certo che non basta dire che gli italiani sono sempre in attesa di un leader che li comanda. Ci devono essere più spiegazioni. Prima di tutto, 22 anni e passa di regime totalitario non sono stati uno scherzo. Alcuni hanno detto, beh, in fondo 20 anni non è poi molto. Beh, io sono nato nel 30 e fino al 45 sono stati 15 anni con il fascismo. E buona parte di quei 15 me le ricordo, non solo per l'uccisione di quelli che oggi onoriamo, ma anche per altri che conoscevo e che sono spariti in quegli anni. Ma soprattutto perché quei 15 anni l'Italia fascista ne ha fatti 5 di una guerra mondiale che hanno segnato profondamente noi ragazzi di allora e tutto il popolo italiano. In Italia 22 anni di fascismo con la gioventù allevata e formata per la guerra, a questo proposito mi ricordo cosa ci veniva insegnato a scuola, forse se lo ricorda qualcun altro, libero e moschetto, fascista perfetto. Ed infatti si fece guerra in Africa, Grecia, Albania, Jugoslavia, Russia e anche in Francia persino. Tutto questo disastro ha segnato le coscienze del popolo italiano, anche di quelli che hanno applaudito nelle piazze l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quel periodo tragico della guerra è servito anche a formarci con segni positivi. Nei momenti di difficoltà abbiamo avuto la solidarietà di parecchi, ma anche negativi, di violenza. C'è una mostra sulla scuola fascista realizzata dall'Istituto Pier Amato Perretta di Como. Quando l'ho vista per la prima volta mi ha fatto ricordare i miei anni dell'elementare. Ho rivisto il libro di testo che allora si usava, era uguale per tutti, e il materiale di propaganda sui giornaletti che giravano in classe. La propaganda del fascismo la faceva nella scuola, non la faceva fuori, nella scuola, per crescere e formare le nuove generazioni. Mi ricordo un fumetto su un libro, su un giornaletto, è un disegno che rappresentava l'occupante militare italiano in Africa che con uno strumento che allora si usava per spruzzare un insetticida, era il flit, questo strumento, me lo ricordo perché l'ho usato anch'io. Un insetticida che serviva a distruggere zanzare, eccetera. E veniva usato da questo militare italiano con la sua sariana, il suo casco coloniale, per distruggere come zanzare i popoli africani che si opponevano all'occupante. Non era il DDT, allora non c'era. Ma quello che mi è rimasto impresso è che gli africani erano rappresentati come piccoli insetti. Orbene, credo che la visione che parecchi di noi
parecchie italiane hanno non solo degli africani ma degli stranieri, si è impregnata di questa cultura che resiste ancora, i famosi 20 anni che non sono poi tanti, e possono trovare in questa cultura alimento e riferimento i vari movimenti che si richiamano adesso. Credo che l'esame di coscienza di tutti coloro che con me hanno vissuto quel periodo, ma anche coloro che sono venuti dopo, sia necessario. Non si può andare avanti così, facendo finta di niente. Sembra una democrazia svuotata dalla forza dei contenuti che la Costituzione le diede allora. Proprio quest'anno, infatti, compie 70 anni l'approvazione della Costituzione che è stata fatta nel dicembre del 1947. Ci sono senz'altro debolezze iniziali nella costruzione del nuovo Stato democratico, debolezze strutturali dopo la ventata democratica della liberazione con il protagonismo determinante della resistenza partigiana. La visione degli italiani nella loro maggioranza allora, dopo la liberazione, non è che si era modificata di molto, e le successive divisioni internazionali in due blocchi hanno condizionato in modo negativo il risanamento democratico. È nata sì una democrazia, sì liberale e sociale, ma con debolezze che sono state fatte pesare sulle classi più fragili, le classi lavoratrici. Ci si è sempre defilati come Stato ad insegnare la storia nella scuola, la storia del Novecento in particolare quella che ha visto formarsi il fascismo, che ci ha portato alla guerra e poi alla resistenza armata. Credo che questi ulteriori elementi possano essere validi come terreno di cultura per movimenti che vogliono richiamarsi al nazismo. La politica attuale, che è altrettanto debole, favorisce con le sue difficoltà la richiesta di un potere forte, perciò ignoranza di ciò che è stato, delegare ad altri la soluzione dei problemi, fa sì che possano trovare ascolto i venditori di soluzioni per tutti i problemi, come quelli che nei mercati di una volta o in televisione ora vendono pozioni per guarire tutti i mali. Solo che tutti coloro che hanno sofferto, che sono morti, che sono stati mandati in guerra o che l'abbiano fatto per scelta, si chiedono: possibile che il popolo italiano non abbia capacità di reagire a questa situazione? Dico sì, bisogna reagire, basta con l'odio da tutte le parti, smettiamola di rivendicare vendette o verità storiche. L'Italia è una, democratica, repubblicana e costituzionale, e tutti coloro che cercano di limitare questa realtà svolgono un'azione antidemocratica, nella quale si riconosce una forma di fascismo. Quando si è contro i principi di libertà, rispetto degli altri, equità del lavoro, quando si pensa solo ad una parte del popolo, è uno dei tanti modi per essere antidemocratici. Anche questo è il terreno nel quale i virgulti dell'intolleranza crescono, ed è perciò che bisogna stare sempre attenti a ciò che si dice e si fa.